Benvenuti all'audio recensione di Captain America The Winter Soldier. Qui con me, Riccardo Iannacone, c'è Chiara Guida. Buongiorno Chiara Guida. Ciao Riccardo. Buongiorno, buonasera, come preferite voi. Chiara, partiamo con la domanda più semplice. Questo sequel di Capitan America, perché noi lo vogliamo chiamare in italiano, quindi niente inglese, Emanuele Rauco sarebbe d'accordo con noi? Sì, penso di sì, ma non lo dobbiamo nominare per forza Emanuele Rauco. Ma è sì, ovunque, ormai sì. È uno scrino, è dovunque. Parliamo di ma è bello per questo, la mascotte Rauco. Quindi, tornando alla domanda, questo sequel di Capitan America vale la pena? Bisogna andarlo a guardare, a vedere, oppure ne possiamo fare a meno? Allora, è un film sinceramente consigliato perché a me personalmente è piaciuto. Si inserisce all'interno della fase 2 della Marvel, è un cinefumetto Marvel, è il secondo incontro, come dicevi tu, con Capitan America da solo, dopo le avventure con The Avengers. Però la Marvel con questo film ha cambiato tono, ha realizzato una spy story anni 70 con una storia convincente, ben ancorata, in base a quello che mi si dice, con le storie dei fumetti, e con una struttura classica ma accattivante. E soprattutto, per fortuna, per un film, la Marvel ha messo da parte quel tono un po' farsesco, un po' infantile, che scatenava la risata facile ed era tanto caro agli spettatori più piccoli. Sì, diciamo che c'è qualche battuta qua e là, però sì, il tono è più cupo, più drammatico. Esatto. La battuta è gradevole, si sorride, ma non si cerca la risata dietro ogni angolo, ed è più un sarcasmo che ci sta, un sarcasmo all'americana che ci sta, secondo me. Concordo con te, Chiara. Tornano Chris Evans, leggermente migliorato, Scarlett Johansson, sempre più bella e come sexy. Come fai a migliorare la perfezione di quella donna? Torna anche Samuel L. Jackson, e come new entry, e che new entry, Robert Redford, questo Robert redivivo Redford, che secondo me è davvero bravo in questo sequel di Capitan America. Tu che giudizio hai da esprimere su questi attori? Ti ha convinto il cast? Allora, prima di tutto volevo aggiungere altri personaggi molto importanti. C'è Sebastian Stan, che interpreta il soldato d'inverno del titolo. Sì, anche per lui un ritorno, perché era presente nel primo capitolo di Capitan America. Esatto. Poi c'è Cobie Smulders, la Robin Scherbatsky di How I Met Your Mother, che ritorna nei panni di Maria Hill, con cui avevamo fatto la conoscenza in The Avengers. Torna Hayley Atwell in una versione un po' invecchiata, nella Peggy Carter di Capitan America, il primo Vendicatore. Poi c'è Emily Van Camp. La grandissima Emily Van Camp da Revenge. Esatto. Frank Grillo, che è un altro degli attori importanti di questo film. E soprattutto Anthony Mackie, che interpreta Falcon, un aiutante supereroe che si alleerà con Cap per compiere la sua missione e sconfiggere i cattivi. Brava Chiara, hai toccato tutti gli elementi più importanti di questo cast, quindi torno alla domanda e ti chiedo, sì, un cast convincente? Io sono rimasta veramente colpita da Sebastian Stan, perché nonostante fosse già presente nel primo film dedicato a Capitan America, qui assume tutto un ruolo completamente diverso, più complesso, e ho trovato che la sua espressività, oltre alla sua fisicità, riuscisse a rendere un buon servizio al soldato d'inverno, che è un personaggio molto molto affascinante. E per quanto riguarda il resto del cast, devo dire che sono tutti veramente è un ingranaggio ben costruito. Redford ti ha convinto? Redford convince più o meno quasi sempre. Secondo me è la punta di diamante di questo film. Funziona bene, ma in contrappunto a Redford, che tu dici la punta di diamante, io ci metterei Chris Evans, che per me, sinceramente, proprio come attore, continua a non convincermi. Sarà che il personaggio di Capitan America è un personaggio granitico nella sua integrità morale,
anche se in questo film comincia ad avere qualche dubbio anche lui. Sì. Anche Evans, Chris Evans non convince, forse credo almeno che Evans ha recitato leggermente meglio in Snowpiercer, però fa fatica con questo personaggio e quindi la butto lì, perché l'ho letto anche su Cinefilos, se non sbaglio, è un rumors che comincia a infestare la rete, ovvero che Sebastian Stan avrebbe un contratto di 7 film con la Marvel e potrebbe sostituire proprio Chris Evans come Capitan America tra 3-4 film. Possibile questa cosa oppure è solo un rumors? Dal punto di vista della contrattualità Marvel ha senso, perché il contratto di Chris Evans, come dici tu, con la Marvel... Ah, ma non ti fidare di me, perché con l'inglese è un rapporto quindi complicato. Quindi vuol dire la trilogia di Capitan America e la trilogia di Avengers. Mentre il contratto che ha Sebastian Stan con la Marvel è di 9 pellicole, di cui 2 ce le siamo già giocate, ovvero i primi 2 Capitan America. Invecchierà con la Marvel a questo punto. E gli altri non sappiamo. Quando farà il nono film probabilmente ci avrà, non lo so, 50 anni. Benvenuti al nono film di Stan con la Marvel. Ha firmato, diciamo, un contratto a vita, una polizza assicurativa sulla vita e potrebbe permettersi di non fare più nulla per tutto il resto della sua carriera. Però, come dicevi tu, il volto spacca, sfonda lo schermo. Sì, è decisamente un ottimo attore. Siamo curiosi di vedere quali sono gli sviluppi del suo personaggio. Come dicevi tu, Stan potrebbe prendere il posto di Evans, perché i fumetti dicono che ad un certo punto Steve Rogers incontrerà una cattiva sorte, e quindi non dico nulla di nuovo alle orecchie degli esperti di fumettologia marvelliana, se si può dire. E questa sarebbe poi la principale spiegazione a questo contratto multifilm straordinario, certo, che ha firmato Stan. Certo. Ultime due domande. La prima riguarda il box office. Secondo te quanto può fare questo The Winter Soldier? Secondo me si pone a metà, perché farà sicuramente tanto, perché gli attori presenti hanno un grandissimo fandom alle spalle. Le reazioni su Twitter della stampa americana sono state assolutamente entusiaste, e comunque però continuano ad esserci un personaggio che ha l'appeal di Robert Downey Jr., che è l'80% del successo dei film di Iron Man. Vero, vero. Ultimissima domanda per chiudere, ovvero l'allaccio a The Avengers 2, Age of Ultron. Sì? Quindi ti chiedo, c'è questa scena dopo spoiler, i titoli di coda, non dico nulla, niente spoiler, vi rimando alla prossima puntata di Popcorn da Tiffany, però ti voglio chiedere, questo film di Captain America, The Winter Soldier, può essere un ottimo film per lanciare The Avengers 2, oppure per arrivare a The Avengers 2 forse era meglio fare un cambio e mettere a questo punto del percorso Marvel Iron Man 3? Guarda, il percorso di Iron Man è cominciato molto prima che esistesse la macchina cinematografica Marvel, quindi penso che sia un discorso un po' a sé stante, nonostante poi si sia perfettamente inserito nel discorso dei Vendicatori di The Avengers. Questo film è stato importante per Age of Ultron, in quanto credo che, come la trama, cioè quello, diciamo, come quello che succede in The Winter Soldier ci lascia intuire, il prossimo di Avengers sarà completamente diverso per struttura dal primo, non solo perché il nemico è molto più potente, non solo perché i protagonisti hanno una consapevolezza maggiore l'uno dell'altro, ma anche perché sono cambiate proprio le strutture, e non diciamo altro perché poi rischiamo di scadere nello spoiler.
un'unica cosa volevo dire, volevo far dire attenzione agli spettatori, perché le scene dopo Tito e Licuda sono due, così come è accaduto in Thor. E poi una considerazione personalissima: durante la prima scena dopo Tito e Licuda il mio cuore batteva all'impazzata. E mi sono veramente emozionata, perché, vabbè, non posso dire perché. Scena diretta da Joss Whedon, giusto? Questo non lo so, mi trovo impreparato. Avevo letto che una delle due scene era diretta da Whedon, e visto che la prima sembra collegata a The Avengers, forse probabilmente è la scena di Joss Whedon. Quindi, per chiudere, lo promuoviamo. Quindi, Capitan America, The Winter Soldier, promosso. Sì, non è un capolavoro, ma... E ripeto, Capitan America, basta con questo inglese... Questo inglese che si infila ovunque, Riccardo. Esatto, si infila ovunque. Promosso. Sicuramente un buon film, sì. Promosso, perfetto, sono d'accordo con te. Un buon film, bello, divertente, tanto intrattenimento, cupo nella maniera adeguata, quindi un passo in avanti per la Marvel, e ne hanno bisogno, dopo certi scivoloni. Detto ciò, sì, aggiungi. La coppia di fratelli Anthony e Joe Russo si riproporrà per Capitan America 3. Ah. Quindi questo ci fa piacere. E quindi ci sarà sicuramente un Capitan America 3. Che bello, sono felicissimo. Detto ciò, un saluto dal sottoscritto Riccardo Iannaccone e da Chiara Guida. Ciao a tutti. Alle prossime audio recensioni.